Ciao Gentana. Dopo la calma post-natalizia, nuovi titoli arrivano in quantità e le classifiche di vendita vengono finalmente stravolte. Basandoci sulle pubblicazioni di VG Charts, aggiornate al 27 e 28 febbraio in Italia e Stati Uniti e al 20 febbraio nel resto del mondo, andiamo a scoprire quali sono i videogiochi più acquistati. 7 giorni fa negli Stati Uniti abbiamo lasciato il nuovo capitolo di Naruto davanti a tutti. Purtroppo la festa è durata poco. Infatti Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 è già uscito dalle posizioni che contano. Come anche l'eterno Call of Duty Black Ops 3, che non figura più tra le prime 6 posizioni. Incredibile! Al 6° posto si piazza Plants vs Zombies Garden Warfare 2 per PS4. Un buon debutto considerando che si tratta di dati relativi al primo weekend di vendite. La versione Xbox One fa ancora meglio e agguanta il 4° posto. In 5ª posizione troviamo la versione 3DS di Mega Man Legacy Collection, una raccolta dei primi 6 capitoli dedicati ad uno dei personaggi più iconici di Capcom, già apparsa nel 2015 su PC e console domestiche. Al 3° posto un altro titolo per Nintendo 3DS, Fire Emblem Fates, nella nuova versione USA uscita a distanza di molti mesi rispetto alla versione nipponica. Le prime 2 posizioni sono all'insegna dell'istinto di sopravvivenza nel mondo di Far Cry Primal, con la versione PS4 davanti a Xbox One. Curiosamente anche in Giappone, come in America, Naruto non si riconferma il numero 1, piuttosto una sorta di toccata e fuga. Questo perché sparisce letteralmente dalle posizioni più significative. Insieme a lui spariscono Monster Hunter Cross, Mario Tennis Ultra Smash e Dragon Quest Builders Revive Alefgard. Al 6° posto fa il suo esordio l'RPG Project Setsuna, un'esclusiva PlayStation che riprende il sistema di combattimento Active Time Battle dei Final Fantasy degli anni 90. Anche se gioca in casa, le mazzate di Street Fighter V non vanno oltre la 5ª posizione. Mentre al 4° posto arrivano le sfide olimpiche sulla portatile 3DS con Mario e Sonic ai Giochi Olimpici di Rio 2016. La 3ª e la 2ª posizione se la aggiudica un'altra new entry, Attack on Titan, un titolo action che prende vita dall'omonimo manga L'Attacco dei Giganti, con la versione PS Vita ancora una volta davanti a quella PS4. Al 1° posto arriva il nuovo Kan Kole Kai, sempre per PS Vita, un titolo di strategia nato originariamente come browser game free to play e che vede come protagoniste delle ragazze super corazzate in una sorta di battaglie navali. Anche la classifica europea vede un grande colpo di scena. Call of Duty Black Ops 3 è stato scalzato dal 1° posto. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 non è riuscito in questa impresa e si è dovuto accontentare precipitando dalla 2ª alla 6ª posizione. Anche per GTA 5 2 posizioni perse, lo troviamo ora in 5ª posizione. FIFA 16 resta saldo al suo 4° posto, mentre al 3° arriva Pokémon Super Mystery Dungeon per Nintendo 3DS, unica console capace di spezzare il dominio di PS4. Ma arriviamo alla fine del re. Call of Duty Black Ops 3 ha perso il suo trono e indovinate un po' chi è riuscito in questa impresa? Street Fighter V per la gioia dei suoi fan e di Capcom. Tornati in Italia vediamo i numeri che ci toccano da vicino con le classifiche pubblicate da ESBI. Sul fronte PC, a parte l'uscita di Life is Strange e il ritorno di FIFA 16 al 4° posto, tutto è rimasto invariato. Rise of the Tomb Raider al 3°, Football Manager 2016 al 2° e The Sims 4 ancora in 1ª posizione. Sul pianeta console i cambiamenti sono tanti. Call of Duty Black Ops 3 scivola nelle retrovie lasciando il 4° posto al recente ritorno di Plants vs Zombie, con Garden Warfare 2 per PS4. Pokémon Super Mystery Dungeon su 3DS non resiste al vertice passando dal 1° al 3° posto. Anche in Italia, come negli Stati Uniti, le 1ª posizioni vanno a Far Cry Primal. La preistoria sembra essere stata apprezzata dai fan della serie, che hanno abbandonato le solite armi da fuoco per armarsi di arco e lancia. Bene, per questa settimana è tutto e ricordate che forse il joypad non cambia la vita, ma di certo la addolcisce. E quindi, giocate, giocate, dai, giocate. E giocate. Andiamo che è tardi, andiamo a giocare, dai, su.